Nicoletta Verna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno E a tutti. benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo nuovo libro, nuovo per forza, perché questo è il primo e quindi è nuovo in ogni modo. Nicoletta Verna, autrice del romanzo Il valore affettivo pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. Leggo nei risvolti di copertina che lei è nata a Forlì, vive a Firenze, dove si occupa di comunicazione e web marketing nel settore editoriale. È autrice di saggi e volumi su media e cultura di massa, ha insegnato teorie e tecniche della comunicazione in diversi atenei e istituti italiani. Il suo romanzo Il valore affettivo ha ottenuto la menzione speciale della giuria alla 33esima edizione del premio Italo Calvino. Mi fa sempre piacere, Nicoletta Verna, citare il premio Italo Calvino. E lei che ricordi ha di questo premio? Fa molto piacere anche a me citare il premio Italo Calvino perché mi lega al Calvino un grande valore affettivo per restare nel tema. È stata un'esperienza bellissima, bellissima per l'onore di arrivare a un traguardo così prestigioso, per la serietà di questo premio. Forse è l'unico premio in Italia che non ha nessun tipo di rapporto con le case editrici, quindi è totalmente avulso dalle logiche anche a volte così di mercato. Sono molto seri, lavorano in modo infaticabile e sono persone molto carine. E poi c'è stata un'amicizia tra tutti i finalisti, quindi un'esperienza indimenticabile, davvero. E adesso andiamo a raccontare insieme con Nicoletta Verna il suo valore, il valore affettivo. Bianca aveva 7 anni quando un incidente dai contorni incerti ha innescato nella sua vita una reazione a catena che non ha risparmiato nulla. Oggi sta con Carlo, cardiochirurgo di fama internazionale, e all'apparenza lo venera. Ma tanta devozione in realtà nasconde un piano macchinoso, folle, un progetto di rinascita in cui l'uomo è un mero strumento. Nel percorso che intraprenderà per realizzarlo, Bianca scoprirà una verità che nessuno avrebbe mai potuto sospettare. Sicuramente questa verità la lasceremo scoprire ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori di questo romanzo, però Nicoletta Verna, io vorrei insieme con lei sostare per qualche istante sull'immagine di copertina, perché l'immagine di copertina penso che abbia molto da dirci. Sì, ha molto da dirci. Vi propongo, vi racconto quello che mi ha scritto da poco una lettrice, il cui bambino di 8 anni, quindi con la mente sgombra da ogni pregiudizio che hanno i bambini, ha osservato la copertina e ha detto: "Mamma, queste due gemelle sono morte, vero?" L'ha detto il bambino. E ha fatto la recensione più approfondita che potesse fare del romanzo, perché è vero, questa copertina che richiama il doppio, il tema del doppio, della sorellanza, è al centro del romanzo, ma dice già la verità. È vero, solo Stella muore nell'incidente, ma muore in quel momento esatto anche Bianca. Anche Bianca. Perché anche Bianca, che è la voce narrante e che è la sorella, quindi è vero, queste due ragazze sono, queste due gemelle, come ha detto il bimbo, non sono gemelle, ma lo sono dal punto di vista della simbiosi e dei sentimenti che le legano. Muoiono lo stesso giorno. E proprio quel giorno inizia il racconto e la narrazione del romanzo. Quindi è una copertina, a mio avviso, veramente illuminante ed esplicativa di quello che è il senso del libro. E la copertina è di Daria Petrilli, una illustratrice, un'artista, dove possiamo trovare veramente uno sguardo straordinario sulle immagini, spesso surreali, sono soprattutto figure di donne, se non ricordo male, il soggetto artistico di Daria Petrilli. Sono sicuramente delle donne molto, molto particolari che vale la pena scoprire per questa artista. Ma adesso noi voltiamo pagina e dalle immagini andiamo per così dire a sentire un suono, ed è il suono dei Joy Division. Perché questa scelta? Beh, perché mi piacciono molto sicuramente, e poi perché è un po' la colonna sonora se una colonna sonora può esserci, è Ma questa. certo che c'è una colonna Quindi sonora, perché ci c'è sono delle musiche, in quindi tutto.
vero, forza. è vero. Però i Joy Division in questo Sears Last Control, già il titolo dice qualcosa di importante, Nicoletta Verna. Sì, allora, Bianca, la protagonista, è un ossimoro. Cioè, è una, già dal nome, è bianca ma è oscura, perché in realtà lei cova dentro di sé un dolore cieco che le impedisce di osservare il mondo. E mi piaceva, fin dall'esergo, quindi fin da questa frase iniziale, iniziare con un ossimoro. Lei ha perduto il controllo, recita Ian Curtis. In realtà il romanzo è proprio la storia di una persona che vuole esercitare il controllo. Esageratamente, esageratamente dettagliato il controllo che lei vuole utilizzare. Esatto, ed è un controllo folle, perché lei vuole, pretende di controllare ciò che per eccellenza e per definizione è ineffabile, ovvero il caso, il destino. Quindi questa sua ansia da controllo feroce, che è tutto ciò che le resta, perché non ha più risposte al dolore e alla tragedia che le è capitata e di cui lei si sente colpevole, aumentano il suo senso del controllo a dismisura. E questa frase lo ricorda, peraltro anche qui c'è una sottotrama ovviamente di disperazione, di dolore. Ian Curtis aveva dedicato questa canzone a una sua amica che era epilettica, quindi il racconto della perdita di controllo era legato al racconto di enorme sofferenza fisica e mentale della sua amica carissima. E quindi c'erano molti legami, secondo me, tra il romanzo e questo testo. E poi appunto questo sostrato di, non voglio neanche definirlo angoscia, perché poi Joy Division sono anche, c'è molto ritmo in realtà nelle loro voglia. e però c'è anche questo sottofondo di buio, no? Non so se è la sensazione che dà anche a lei. E però quindi lo richiamava in tanti modi. Però Nicoletta Verna, a proposito di buio, lei parlava poco fa di senso di colpa, perché questo romanzo che si sviluppa per circa 300 pagine, la parola colpa c'è scritta anche negli spazi tra una riga e l'altra, e questo grave senso di colpa che si sente Bianca Lombardi, io credo che sia il protagonista assoluto di questa storia, e purtroppo questo senso di colpa procura anche dei dolori molto, molto difficili, chissà se riusciranno a essere superati i disturbi psichiatrici. Però qui Nicoletta Verna, lei scava pagina dopo pagina dentro questo senso di colpa, dentro lo sguardo di Bianca, senza apparentemente voler scoprire nulla, quasi come se fossimo, mi perdoni se dico questo, quasi come se fossimo in una stanza di uno psicanalista. E Bianca si racconta, Bianca parla, Bianca tira fuori il suo e i suoi fantasmi, e forse solo così riuscirà, chi lo sa, a ridurre almeno i suoi sensi di colpa. È proprio questo il cuore del romanzo. Quindi da un lato abbiamo detto il rapporto con la sorella, che si sgretola nell'istante in cui lei inizia a convincersi del fatto che la morte, la scomparsa di questa sorella che lei adorava è avvenuta per colpa sua. Lei non ha più strategie di difesa a quel punto, perché tutto il suo mondo, che crolla insieme a Stella, è crollato per la responsabilità che lei pensa di avere. Quale strategia può mettere in atto? Beh, come dicevamo, il controllo sugli eventi, il controllo che la porta addirittura a pensare a un piano folle per portare in vita sua sorella. E poi al raccontarsi, lei diceva giustamente allo psicoanalista, lei finisce dallo psicoanalista contro la sua volontà, perché questo dolore che ha nell'animo lei non l'ha mai raccontato a nessuno. Deve farlo perché, per motivi che ora non raccontiamo, finisce in psicoanalisi, ma è reticente, però man mano che lo racconta è come se lo rivivesse, ed è come se riuscisse a mettere insieme i pezzi che l'hanno portata poi a questa disgregazione. Invece, quindi è molto utile anche il rapporto con lo psicoanalista, è molto utile anche se non l'aiuta fino in fondo, perché poi il dolore di fondo, che è un dolore non solo psicoanalitico ma anche corporeo. Bianca è essenzialmente il suo corpo che prova dolore, anche un dolore fisico molto forte, e il suo corpo
che cerca un riscatto. Quindi c'è questa dimensione di psicoanalisi e di svelamento che però non sappiamo se porterà poi a una reale Chi lo soluzione. sa, lo scopriamo solamente leggendo questo romanzo, ovviamente, però io introdurrei, Nicoletta Verna, un'altra parola che esce quando lei è in analisi, cioè la parola è gelosia. Ecco, c'è anche un elemento di gelosia di questa ragazza. Guardi, ha trovato un punto molto interessante che spesso non viene colto. Perché? Perché questo è proprio un classico rapporto sororale dove c'è una dualità tra la grande ammirazione, come in tutti i rapporti tra sorelle, se ci pensiamo, dove c'è un'ambivalenza forte tra la complicità e il rispecchiarsi in questa sorella e però anche la gelosia. La gelosia serpeggia lentamente. Nelle prime pagine vediamo una bambina completamente immolata a questo ideale di sorella maggiore, buona, bella, virtuosa. Piano piano Bianca percepisce che la sorella sta diventando grande, perché ha 14 anni ed è un'adolescente, che la loro complicità per forza è destinata a cambiare, è destinata a dissolversi e soprattutto Bianca ritiene che Stella le abbia fatto un torto. L'abbia tradita nell'episodio che secondo lei era l'episodio più importante della sua infanzia, perché avevano fatto un patto e Stella le aveva promesso che avrebbe partecipato a una gara. Ora non sveliamo troppo anche qui, però diciamo che Stella infrange una promessa, ecco, infrange una promessa che per Bianca era fondamentale e lei da questo momento fa esplodere la gelosia e ritiene di odiarla. Ritiene di odiare sua sorella e proprio quel giorno Stella muore. Quindi ciò che lei si porta a casa da quella giornata è l'avere causato, anche metaforicamente, ma non solo, l'odio della persona, la morte della persona che lei riteneva di odiare. Quindi c'è un passaggio da completa ammirazione verso la sorella maggiore all'invidia e poi all'odio, che è un odio solo percepito, ma per un bambino già percepirlo significa viverlo, no? E la violenza di questo sentimento la distrugge completamente. C'è un oggetto che noi non consideriamo mai, o quando lo consideriamo lo vediamo sempre in una maniera molto strana, un po' inutile, anche se necessario, ovvero la pattumiera. Ecco, per Bianca la pattumiera è qualcosa di importante, anche questa da tenere sotto controllo. Soprattutto questa da tenere sotto controllo, esattamente, perché Bianca ha un'ossessione un po' particolare che è quella di catalogare mentalmente tutti i rifiuti che lei produce, non solo lei, ma anche le persone intorno a lei producono, e separarle con attenzione nei vari cassonetti. È un'ossessione, è un disturbo ossessivo compulsivo che cosa significa in maniera metaforica ma anche molto chiara? Significa anche qui il delirio di voler controllare qualunque cosa e soprattutto la perdita. Questo è un romanzo che parla del terrore di perdere le persone e lei come dire, lo manifesta e lo esplicita nel terrore di perdere le cose. Ovvero, lei se ne sbarazza perché non è un'accumulatrice seriale, tutt'altro, lei si sbarazza con grande voluttà di tutti i rifiuti e gli elementi di scarto, ma lo fa catalogandoli e lo fa con un'attenzione incredibile che la vuole portare anche qui nel suo delirio all'illusione impossibile di poter controllare la perdita e ciò che non esiste più. La perdita di quello che non esiste più, ma la perdita anche della famiglia, per esempio, no? Mi viene in mente quando lei dal suo psicanalista, no? Che sembra vestito Armani e poi fa anche sorridere questo romanzo, quando per esempio lei dice, se ricordo bene, se dovessi avere la sfortuna di sopravvivere a Carlo, io vorrei che fosse vestito come il mio psicanalista, no? Quando sarà messo nella bara. Però la parola famiglia anche qui è importante, è proprio in analisi, lei dice che la sua famiglia è Carlo, punto a capo. È Carlo, infatti, è una famiglia però artefatta, contraffatta, perché lei, che apparentemente lo venera e lo idolatra quasi,
l'ha scelto solo e semplicemente perché ritiene, anche qui nella sua visione distorta dei fatti e del destino, che lo possa aiutare a riportare in vita Stella. La famiglia qui gioca su due piani contrapposti e complementari, perché abbiamo tutta la prima parte del romanzo che riguarda l'infanzia di Stella e la famiglia che poi si disgrega perché purtroppo la madre cade in una depressione molto importante, il padre addirittura abbandonerà la famiglia. E poi abbiamo la seconda famiglia, che è quella che lei sceglie, ed è Carlo sostanzialmente, ma la sceglie, ripeto, in un modo che non è empatico. Non c'è nessun sentimento vero di amore verso Carlo. Scopriremo leggendo che è semplicemente una pedina che lei manovra con abilità e con lucida follia, possiamo dire, per arrivare a comporre questa sua E ossessione. Ecco. Però sì, c'è è un la famiglia. dialogo tra Bianca e Carlo. Se ricordo bene, Carlo aveva appena fatto un'operazione e Bianca gli dice: tu provi a salvare tutti, ma non vuoi provare a salvare me. Perché fai questo? Ecco, lei si sente messa da parte e Carlo la chiama per nome e lei ribatte, perché le dà fastidio essere chiamata Bianca, perché lei dice semplicemente Bianca. È una parola, è un'immagine, e non è una persona. Ecco, e qui è veramente, se non è persa questa donna, veramente non possiamo dire un'altra parola per definirla. È persa completamente, è completamente scissa da se stessa e da tutto ciò che riguarda l'affetto e i sentimenti e la solidità e la sincerità dei sentimenti. Bianca è anaffettiva, lo diventa dopo la disgrazia, lo diventa dopo la morte della sorella. E quello che dice a Carlo in realtà lo dice di se stessa. Bianca è una parola, certo, Bianca è una parola perché lei per prima non si ritiene una persona e lei per prima è completamente incapace di provare dei sentimenti sinceri e profondi verso se stessa in primis e dunque verso gli altri. Quindi Lei sì, ce c'è l'ha il questa libro portata di dimensione. mano, Nicoletta Verna? Sì, ce E l'ho. allora ci fa ascoltare quale passo da questo romanzo. Romanzo, adesso dico una cosa leggera, ma ogni tanto bisogna anche toccare delle cose leggere. Ho riscoperto persino il Cinari in questo romanzo, quindi è un tempo in cui c'è un ritorno di vermouth, di aperitivi, quindi anche in questo libro mi ha fatto molto piacere il famoso Cinar. Che stava lì al centro del traffico, fermate il mondo, voglio scendere. E adesso, lasciando da parte queste mie stupidaggini, andiamo ad ascoltare come comincia il valore affettivo. Prego. Anche il fatto che ogni tanto mia madre cerca di uccidersi è diventato un'abitudine, come più o meno tutto il resto. Mi chiamano dalla clinica e corro a prendere il taxi. Quando arrivo ci mette un po' a capire chi sono e poi fa il suo sguardo perso nel niente. Le dico, sono qui, pur sapendo che non gliene importa granché. Muove gli angoli della bocca in un sorriso che è la più esatta negazione di ogni allegria. Ed è tutto quello che per oggi mi darà di sé. La prima volta è stata per il primo anniversario della disgrazia, l'11 di giugno dell'89. Faceva un caldo torrido e sedevo con mio padre sulla panca di legno in fondo alle scale, dove io e Stella avevamo inciso i nostri nomi con il trincetto, causando liti furiose e 2 settimane senza televisione. L'idea era stata di Stella, ma fu incolpata io, o forse viceversa, non ricordo. Fa parte degli eventi marginali che la mia memoria ha deciso di dissipare. Mio padre posò le mani sul sedile e fissò l'orologio a cuccù dell'ingresso. Alle 11 comincia, bisogna che andiamo, disse quasi a se stesso. C'era la messa per l'anniversario. Alzai gli occhi verso il piano di sopra. Immaginai mia madre che si ritoccava i capelli con la coda del pettine o spolverava via invisibili pulviscoli dalla camicia di raso. Era la prima volta che usciva di casa dopo mesi e teneva le apparenze, perché le apparenze erano tutto ciò che le restava. E così comincia il viaggio dentro la mente, e non solo, ma soprattutto dentro la mente, di Bianca Lombardi, protagonista di questo romanzo pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero, Big, il romanzo di Nicoletta Verna, Il valore affettivo. E prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
2666 di Roberto Bolaño, Bolaño. che è un romanzo incredibile, che purtroppo non ho il tempo di leggere con la profondità che vorrei, perché bisognerebbe avere 2 mesi e fare solo quello, immergersi in questi romanzi. E invece non ho questo tempo e me ne dispiace, ma è meraviglioso, meraviglioso davvero. Meraviglioso sicuramente per la traduzione anche di Ilide Carmignani, credo abbia tradotto tutti quanti i libri di Roberto Bolaño che in Italia sono pubblicati da Adelphi, compreso anche 2666. Grazie, grazie del tempo che ci ha dedicato Nicoletta Verna. Grazie a voi, è stato veramente un grandissimo piacere. Buona giornata. Altrettanto.